Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Volete la sigla nuova, mi avete detto, quindi ho fatto questo piccolo intro nuovo, spero tanto che vi piaccia. Sono qua posizionata nella mia cucina, che conoscete bene, con la videocamera, l'altra videocamera, perché sì, se ve lo chiedete, ho tantissime videocamere. La mia casa è un set cinematografico, perché mi voglio registrare il video della mia colazione dell'estate, quindi che andrà online sul mio secondo canale, perché sto facendo da un po' di giorni la sempre la stessa colazione che sto adorando adesso per l'estate, per sentirsi leggero in forma. Quindi lo caricherò nei prossimi giorni sul mio secondo canale. Quindi adesso mi registro questo video e ci vediamo fra poco, così iniziano tutte le mie giornate, non so le vostre, mie con la colazione. E nel frattempo la mia bimba è qui a prendere il sole. Guardate che bella, si mette sempre fuori qua. Amore di mamma, come c'è buona, lei ha messo sole, bellina, giochina tua, bella. Boni mamma, buona buona, guardate quante buone. Madonna, ne posso stenderci, quante buone. Grazie, grazie Pupi per questo regalino. Guardate. Ma grazie mamma, ma non dovevi farmi un regalo così bello. Ah, perché i cani fanno la cacca? Finita la colazione, finito il video, finito qualche Snapchat che non può mai mancare. Adesso devo sistemarmi questa qua, che è la spesa che mi ha fatto mia mamma, che è andata a Lidl, le ho chiesto la cortesia di prendermi qualche cosina, tipo le noci, tipo qua ci sono tovaglioli, carta igienica, Scottex e robe varie. E questo qua, troppo bello, l'ha fatto mia mamma, ha fatto il pan grattato che non lo facciamo in casa, ha mischiato i wasa, quindi quelli là integrali. Molto spesso alcune persone, io dico nei video wasa, ma che sono questi wasa? Questi sono i wasa. Fette di integrali, di pane croccante segale integrale, che non si trovano solo a Lidl ma in tutti i supermercati. Ci ha messo quindi queste qua e poi ci ha messo anche le gallette di riso, quindi ha mischiato mettendo gallette di riso e wasa. Vedete, è venuto così, pan grattato fatto in casa. Ho fatto anche la lavatrice, ho steso i panni, che poi mi si è accorta sta maglia che praticamente ho fatto un guaio, adesso la faccio vedere. Praticamente c'erano tutte queste macchie che non so cosa siano, cioè delle macchiette boh marroni così, boh, non so sa cosa sono. L'ho lavata in tutti i modi, niente sottorta, e mi è venuta la brillante idea di metterci la varrecchina. Cosa è successo? Le macchie stanno sempre qua, mi sembra tipo ruggine, però è strano perché non dovrebbe essere ruggine, cioè non c'è la ruggine da nessuna parte, però il simbolo della Nike è diventato da nero, è diventato tipo bronzo grazie alla varrecchina. Davanti è perfetta, dietro la maglia di Max si è rovinata, quindi non so cosa fare, se avete dei consigli per queste macchie. Era nuova la maglia, uffa. Vi volevo troppo troppo far vedere il nuovo acquisto che ho fatto adesso che non sono stata in vacanza, mini vacanza. A proposito, vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti che ci avete lasciato, che vi sono piaciuti tanto i due vlog che abbiamo fatto appunto nella nostra fuga d'amore. Scarpa, mi piace tantissimo quando vado a qualche parte di comprare qualcosina, perché trovo sempre dei negozietti carini e quindi mi piace comprare. Ho comprato queste scarpe, guardate come sono belle. Sono bellissime, sono di cuoio, le adoro troppo, cioè appena le ho viste me ne sono innamorata. Ditemi se non sono belle, sono super estive e comode. La cosa bella è che hanno un poco di rialzo, sono comode e poi di questo color cuoio con questi dorati, comunque sono troppo belle. Sono comodissime, l'unica cosa un po' dietro qua mi danno un po' fastidio, però penso che poi spero si ammorbidiranno. Quindi queste sono le mie scarpe dell'estate, comode, belle. Poi nello stesso negozio Max ha preso questa cinta rossa, ovviamente, come tutte le maglie che ha rosse. È vero, amore? Mi piacciono le cose rosse, ti piace la cinta? Guardate com'è bella, è tutta rossa, è una cinta rossa. Le mie scarpe vuoi tu? Sono intonate a te. Sono color cuoio come te. Nel frattempo è tornato anche Max, che fischietta, a dorso. Torso, torso lo nudo. Comunque praticamente mi volevo troppo di sta cosa che è successa, ma dopo.
praticamente una veramente un guaio che è successo. Praticamente sono andata, voi sapete che vado sempre a casa di mia mamma, mi porto Pupi perché la faccio giocare con i miei cani, eccetera. Comunque lei è innamorata dei miei cani, praticamente non vede l'ora di andarci, freme proprio, le piace tantissimo giocare con loro, eccetera. Cosa è successo? Io praticamente sono scesa dalla macchina e lei non aveva il guinzaglio, quindi io l'ho presa in braccio e avevo anche delle altre buste, delle robe in braccio, sempre carica di roba. E praticamente lei, poiché c'erano Cookie e Molly, io la stavo per poggiare a terra, però ce l'avevo comunque ancora in alto così e la volevo mettere dentro e la volevo poggiare a terra. E lei praticamente, poiché c'erano Cookie e Molly che giocavano e lei fremeva dalla voglia di andarci, ha fatto un balzo praticamente, mi è sfuggita dalle mani, stava comunque alta perché io ce l'avevo così. Io ho provato a tenerla e praticamente lei è caduta, madò, io volevo morire perché praticamente è caduta, cioè l'ho vista che è caduta tipo con l'orecchio, con questo a terra così, non è caduta come cadono i gatti con le zampe, perché i cani non riescono a mettersi con le zampe. Che fate? State giocando? Pupi! Quindi praticamente il mio amore è caduto. E amore, mamma, io mi sono spaventata tantissimo, vi giuro, perché praticamente lei quando è caduta ha pianto per parecchio tempo, cioè è caduta a terra e ha pianto e piangeva. Allora vi dovete credere, io volevo morire, ho detto oddio, questa si è fatta proprio male, 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 male. Comunque poi l'ho presa, l'ho accarezzata un po' e ha smesso di piangere. E io avevo paura, vi dico di verità, che si fosse fatta male qualcosa, però lei non camminava bene, non aveva assolutamente nessuno un problema. Comunque io sono stata male, sono stata tipo un giorno a piangere, mi dovete credere, piangevo solo perché non lo so, avevo paura che le fosse successo qualcosa e poi ero arrabbiata con me stessa che dicevo com'è possibile, ho cercato di, mi è sfuggita proprio dalle mani, ho detto perché, perché. Poi ho letto un po' su internet sta cosa che dice che i cani chihuahua è facile che possano cadere ed è diciamo piangono molto perché si spaventano, quindi praticamente lei ha pianto soprattutto perché si è spaventata, quindi infatti poi come l'ho presa in braccio, l'ho accarezzata, si è tranquillizzata e non ha pianto più. Dice che alcuni dalla paura, ci fate caso l'aereo, dallo spavento, vomitano anche, quindi non è stato il suo caso. Quindi no, io comunque sono stata malissimo, dovete chiedere, volevo morire. Cioè è stato proprio un guaio, proprio, diciamo che non è proprio un bel periodo quello che stiamo vivendo. Perché poi oltre tutto questo, beh là ci sono una catasta di panni che dovrei sistemare. Oltre tutto questo c'è stato mio padre che ha avuto un piccolo interventino, nulla di assolutamente grave, ringraziando Dio, nulla di, non vi preoccupate assolutamente. Però sono quelle cose fastidiose, comunque ha dovuto andare in ospedale, si è dovuto ricoverare, ha dovuto fare questo piccolo interventino, sta bene, tutto a posto, quindi vi ringrazio sempre per l'affetto che ci fate sentire. E però insomma comunque è stato un fastidio, una preoccupazione. Non poteva mangiare, tutte queste cose qua, quindi adesso si sta rimettendo in forza, quindi sono felice. E tra l'altro volevo approfittare per salutare un'infermiera all'ospedale dove è stato mio padre, al Cardarelli a Napoli, che è stata gentilissima e ha detto: papà, la devi salutare perché è una tua follower, è la madre di una tua follower che si è messa a disposizione con lui, è stata super super gentile e ha detto salutala, quindi mando un bacio forte forte, non so il nome, però lei capirà, questa infermiera bravissima del Cardarelli, e alla sua figlia che mi segue tanto. Ti mando un bacio, grazie, grazie di tutto l'affetto, veramente siete state dolcissime. Sì, grazie, grazie. È vero, mamma ti ha fatto cadere, amore, mamma. Vedi, mo adesso così, io l'ho presa per fare vedere, ma io non la prendo più, perché lei tiene questa cosa che mo si butta, si lancia, e quindi la prendo sempre così, non la prendo, cerco di non prenderla perché ho paura, cioè sto terrorizzata veramente. Momento lavoro nella mia stanza a computer a caricare il video, perché come sapete ogni giorno alle 14 circa faccio uscire un nuovo video o su questo canale o sul secondo canale, quindi adesso sto sistemando il video e poi
Faccio anche un po' il blog, quindi sto un pochino qua a lavoricchiare e a rispondere anche alle email e a qualche vostro commento, insomma, a sbrigarmi queste cose un pochino scoccianti, no, i vostri commenti, le email però sì, perché ricevo tante tante email. E amore mi di mangia e fanne salute. Grazie. Hai visto poca pasta come piace a te? Pochissimo. Sono 150 grammi solo, guarda come ci qua carino. Mettiamo Max all'ingrasso. Abbiamo appena girato un video, io sto tutta così un pochettino sporcacciona perché è stato un video un po' hot, è vero Max? Abbiamo fatto il video, quello là della challenge. Adesso ancora nudo. Ma cosa abbiamo combinato questo video? Cose proprio da pazzi. Abbiamo fatto il video, quello là della Touch My Body, tuca tuca challenge, che quindi vedrete nei prossimi giorni. C'è sta Pupi che ci guarda tipo sconvolta, dice: ma che state combinando? È vero piccola mamma, fatti vedere. Partecipazione anche di Pupi, che lei vuole mangiare sempre il mio rossetto. Comunque vi volevo far vedere, oltre a tutti i guai che mi sono successi, le cose brutte che stanno succedendo alla mamma in questo periodo. Dov'è il mio telefono? Guardate qua il mio telefono, in che condizioni sta, cioè non so se si vede. Mamma mi ha sporcato di cipria, mi guardo in faccia. Che bella che sei mamma, amore. Adesso devo giocare con Bambuccio mio. Io e Bambuccio giochiamo sempre. Ne facciamo tanti giochi, è vero? Guardate qua comunque il mio telefono, cioè praticamente è distrutto. Guardate, questa non è la pellicola, è lo schermo. Praticamente si è tutto distrutto perché è caduto così a terra tante volte, devo dire la verità. E adesso per ripararlo praticamente devo pagare tanti soldi. Ho prenotato già l'appuntamento alla Apple, ma hanno cercato proprio un botto di soldi per aggiustarlo perché non avevo l'assicurazione. Ma no, sto troppo nervosa, guardate qua. Ah, povero telefono mio. Allora, ci serve un consiglio importante. Ma che fa sta faccia? Bravo, dai, ti Ci serve un incoraggio. consiglio importante. Siccome dobbiamo andare a fare una settimana di vacanza a fine luglio, stiamo pensando di andare in Puglia o in Calabria. Praticamente è successo che, dobbiamo specificare questa cosa, che il villaggio dove volevamo andare noi ci hanno detto che praticamente il cane, anche se può accedere, comunque però non può andare né sulla spiaggia e né sulla piscina, anche se è un cane piccolo. E quindi, aia, smetti di mangiarmi i capelli! E Dai. quindi praticamente io ci sono rimasta malissimo, perché volevo tanto tanto andarci in questo villaggio, sono rimasta male, però ovviamente non andremo perché non posso andare a mare pensando che il cane sta chiuso in camera, non esiste proprio, quindi non è, noi andiamo proprio per far fare il bagno a lei. E addirittura questa persona, adesso non so se è vero, ce l'ha detto solo per insomma giustificarsi, ha detto che in tutta la Puglia, è vero, Sì, ci non sono possono solo andare. quattro spiagge che accettano i cani. Quindi noi siamo rimasti male, non so adesso se cambiare destinazione, anche se a me la Puglia piace tantissimo, e andare tipo in Calabria, quindi magari consigliateci un villaggio carino con un bel po' di verde, boschettini, sentieri, che a noi piace tanto passeggiare, dove si può andare alla spiaggia, non dico in piscina perché ovviamente per un fatto di, però almeno al mare con il Meno in cane, spiaggia perché lei dove i cani possono accedere. sì, perché comunque non, cioè non è che noi possiamo andare a mare e lasciamo il cane a casa. No. Ci sono anche persone che magari non sanno poi come fare, perché veramente i cani non li accettano da nessuna parte e tipo li abbandonano, è una cosa troppo atroce. Sì, ma quelli Cioè, perciò è perché i cani non sono tutelati, che sì, è uno dovrebbe vero. avere la possibilità di andare anche sulla spiaggia, dice addirittura la capitaneria di porto ti fa un verbale, non so di Di quanto, se ti 1.000 euro se becca. porti il cane in spiaggia. Stanno quelli bestie, no, più spiagge, No. non possono entrare i cani. Gente in civile che lasciano sporcizia a terra, mangiano il panino, lasciano le buste a terra. Gente veramente che sono Ci stanno peggio degli animali. i gormiti sulle spiagge, non possono entrare i È un cani. cagnolino così Vabbè. piccolino che fa, che veramente è un amore. Guarda qua, amore di mamma, non ti vogliono. E noi non veniamo da voi, andiamo in un'altra parte. Ragazzi, dateci dei consigli, qualche bel villaggio che ci vorrebbe ospitare Sì, un con bel questo villaggio a me cagnolino e mi per far fanno andare in divertire. mare.
Sì, il nostro cagnolino, amore. E non abbandonate gli animali. Non li abbandonate, perché un gesto... Io preferirei tagliarmi un braccio piuttosto che abbandonare il mio cane. Che c'è da tagliarmi un braccio? Sì, uno perché... si sta a casa. Il mio cane è come un figlio per me. Non riesco a capire come si faccia ad abbandonarlo. Cioè, è come se io dovessi abbandonare te. Potrei abbandonare più te sulla autostrada. Vabbè, davvero, ti giuro. Io, se mi dicessero decidi, io abbandonerei a te, ma non al cane. Ma neanche decidi. Cioè, non è che devono dire abbandonare. Che vuoi? Tu lo vuoi, ce lo vuoi tu. Occhio, ma oggi mi stai proprio offendendo. Sì. Dico perché il cane, cioè, è indifeso. Non lo so, ma no, come si fa? Non abbandonate, vi prego, non abbandonate gli animali. Yummy, mi sono preparata il frozen yogurt gelato che vi ho fatto il video sul mio secondo canale. È buonissimo, questo l'ho fatto con le fragole, andate a vedere il video. È veramente la mia merenda e colazione preferita del momento, lo stra amo, stra adoro. Sei diventata nera, nera, quando vieni qua? Guarda là, guarda che combinano, va. Scateno, scateno. Che hai preso, mo? I peli no. Di Malibu. Tutto il terreno è pari. I peli di Molly. Strega. Molly, hanno tosata a Molly. Guardi com'è bella Molly tosata. Sei bellissima. Da premettere che lei, dato che è un cane difficile, a detta di tosatore, questi qua, praticamente mio padre, con una santa pazienza, mio padre e mia mamma, con la macchinetta si sono messe e l'hanno tosata. Lei solo così si fa tosare, vero amore mio? Guarda come stai fresca, bella, guarda. Guarda, sei bellissima, ci hanno fatto pure la coda, fa vedere la coda, pomposa babboncì, e mo sembra proprio la mamma di Pupi, guarda, Pupi vieni vicino a mamma, è uguale a Molly, guarda, sembrano mamma e figlia, che tengono pure le orecchiette due marroni, no vabbè, queste sono pazze, sono così, non ci fate caso, sono tremendi assieme, si scatenano, ma, e stesse cose fate, va, mangiate. Pupi, non si mangia tutte queste erbe, ma come siete belle, mamma mia! Molly, che fanno? Guardi che fanno? Così giocano. No, non mai. Guarda che è diventata tutta nera, schifosa. Sono più sciapiscita. Sei schifosa, guarda, che lo hai messa. Che fanno, Molly? Si due pazzi. Allora, mamma dici, specifica questa cosa. I cani non andrebbero tosati. Però Molly, siccome è stata, quando era più giovane, è stata, come si dice? Sterilizzata. Ah, è stata sterilizzata. Allora ogni tanto si bagna involontariamente durante la notte. Il pelo si aggroviglia. Si fa pipì sotto praticamente. E quindi si aggroviglia, si annoda. A questa cosa che lei si fa un po' incontinenti, fa pipì sotto, poi soffre molto di eritemi, macchie, allergia dovute al pelo, alle cose. Quindi perciò mi ama la tosa. E lei appena la tosa non lo fa più. Praticamente sta bella fresca, non gli vengono più le macchie, il prurito, allergie, nulla. Quindi è una liberazione, quindi glielo facciamo sempre ogni anno. Yeah, abbiamo appena registrato un nuovo video io e la Lenzina, siamo felicissime. Ragazzi, vi piace questa maglietta? Abbiamo... Mi piace troppo. Oh, guarda quanto scemo. Sì, carinissimo. Lascia un casino. Adesso la dobbiamo mettere a posto. Dobbiamo andare a mangiare perché tengo fame. Questa tiene sempre fame, ragazzi. Io mangio ogni 3 ore, lo sai, come bimbi. E adesso sono passate 3 ore e 5 minuti. Non si mangia a me. Quante cose buone ha preparato Paquito. Vi abbiamo già fatto tanti video, uno proprio ultimamente di sushi fatto in casa sul nostro secondo canale. Guardate qua che meraviglia. Avete già visto infatti questa qua, che è la tartare, buonissima. Poi ci sono vari tipi di roll buonissimi. Poi ci sono questi qua che sono i... come si chiamano questi? Mi ricordo me. I nigiri, le salsine. Poi queste sono una novità, queste palline. Non so cosa siano. Altri roll buonissimi. E qua ci sono i sashimi negli avocado. Guardate che meraviglia. Buono, buono. Buon appetito. L'ultimo saluto ve lo voglio fare così, con i filtri di Snapchat. Sto a letto, sto proprio quasi quasi per dormire. Fighissimo sto filtro, tipo strega. Comunque volevo ringraziarvi tantissimo. Oh, c'è anche il cappello. Vi ringrazio perché mi seguite anche su Snapchat. Ecco, io sono il cappello. E vi mando tanti tanti baci. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi tanti like, seguitemi anche su Snapchat, il mio nome è Caleta Dolce e al prossimo video.
Buonanotte.